Allora, si dovrebbe ricordare intanto in questo momento solo una cosa, cioè l'espressione a cui eravamo arrivati per il trasporto di calore sensibile, o meglio il trasporto di energia termica per convezione, e per il trasporto di umidità, quindi sempre per convezione. Quella formula dice che entrambe le quantità sono proporzionali con una costante, che poi dipende dalla velocità del vento, rispettivamente alla differenza di temperatura tra il suolo e una certa quota nell'atmosfera e l'umidità presente nel suolo e l'umidità presente nell'atmosfera. Nel caso della legge che riguarda l'umidità si chiama legge di Dalton, perché era stata in qualche modo individuata da un punto di vista sperimentale ancora da Dalton, ancora prima che le considerazioni che noi abbiamo fatto sul trasporto turbolento portassero poi a valutare i coefficienti secondo quell'espressione che dipende dal logaritmo al quadrato delle quote e della costante di Foucault, 0,41. Non so se in questo momento mi sfugge il nome, ma cosa succede. Quella formula va bene se noi evaporiamo da una superficie liquida. Cioè, va bene. Vi ho mostrato e forse anche ho enfatizzato anche troppo il fatto che quella formula deriva da una super semplificazione dell'equazione di Navier-Stokes, quindi da un punto di vista generale è qualcosa di molto 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 semplificato. E lì che cosa succede? Se noi abbiamo del vento che scorre con una velocità U sulla superficie di una superficie liquida, quell'espressione lì, magari con un minimo di adeguamento dei parametri, permette di valutare bene qual è la quantità di evaporazione che avviene. Però da una superficie liquida, su una superficie liquida tutto è semplice, perché per primo si assume che ci sia abbastanza risorsa, cioè abbastanza acqua da evaporare sempre. Per secondo non ci sono neanche altre forze che trattengono l'acqua dall'evaporare, che impediscono all'acqua di evaporare. E nel caso andiamo a vedere adesso altri due casi di evaporazione specifici in cui l'acqua passa attraverso dei mezzi. In particolare adesso andiamo a vedere cosa succede quando cosa accade in quella formula quando l'acqua passa per esempio attraverso i suoli. E come nel caso generale, anche lì qui vi ho semplificato tantissime cose, anche in questi due casi, cioè l'evaporazione dei suoli e l'evaporazione delle piante, non sono affatto degli argomenti conclusi, sono elementi di ricerca attuale, e pure delle immagini che vi propongo sullo sviluppo di queste teorie risalgono a lavori degli anni scorsi, quindi c'è ancora il campo dell'evaporazione, un campo estremamente aperto. L'osservazione più ovvia è che i suoli possono apparire secchi e quindi l'altra osservazione è cosa succede quando i suoli sono per esempio parzialmente saturi, come abbiamo visto che succede, che sono descritti per esempio dalle equazioni di Richards. Che cos'è che importa dei suoli? Beh, per esempio ci possiamo chiedere se la tessitura dei suoli è importante per l'evaporazione, cioè se come evaporano le argille, come evaporano le sabbie o come evaporano i vini. Beh, quello che vi posso anticipare è che quando noi siamo andati a costruire le curve di ritenzione idrica, nella fase che forse ho chiamato di drenaggio, siamo in realtà andati a descrivere anche il fenomeno o qualcosa della fenomenologia dell'evaporazione, perché quando l'acqua diminuisce uno degli elementi
cui l'acqua diminuisce nel suolo sono due: o viene drenato il terreno per percolazione o comunque diffusione in altre parti del contenuto d'acqua, oppure evapora. In quel caso si può dire, e forse ve l'ho anche detto, che l'evaporazione avviene tendenzialmente in modo selettivo, cioè prima si evapora dai pori più grandi e poi dai pori più piccoli. Questo fenomeno in realtà è legato alla viscosità dell'acqua, cioè perché se si evaporasse direttamente solo dai pori più grandi, noi dovremmo osservarne all'interno dei suoli che si stanno essiccando, tutti i pori più grandi comunque sono connessi a svuotarsi e i pori più piccoli rimanere pieni d'acqua. In realtà quello che noi osserviamo nei suoli è che il fronte di essiccamento, esattamente come il fronte di bagnamento, che magari voi potrete anche sperimentare più adeguatamente attraverso le simulazioni con le equazioni di Richardson, i fronti di essiccamento si abbassano all'incirca con la costante. E se supponiamo che in ogni sezione ci siano pori di tutte le dimensioni, allora dobbiamo ammettere che in realtà non avviene esattamente come pensiamo. Questo è dovuto al fatto che in realtà anche lì l'evaporazione avviene ovunque. Ci dovrebbe essere però una ridistribuzione dell'acqua dei suoli, cioè evapora dal poro piccolo, evapora dal poro grande, dal poro piccolo evapora di meno perché il poro piccolo trattiene di più, la suzione è più forte nel poro piccolo, però evapora anche da lì. Nello stesso tempo avviene anche un movimento dell'acqua all'interno del suolo, dal poro più grande al poro più piccolo. Questo movimento dell'acqua dal poro più grande al poro più piccolo è legato alla viscosità. Se la viscosità fosse nulla, il movimento sarebbe immediato, dal poro grande al poro piccolo, praticamente istantaneo. E invece questo non accade, l'acqua ha una viscosità sia pure molto relativamente bassa in queste condizioni, e quindi la distribuzione non è proprio esatta. Fatto sta che un po' la distribuzione random dei pori, anche nella, non abbiamo esattamente un poro lungo che va su tutta la sezione del suolo, ma il poro varia, se lo seguiamo nella sua dimensione, come un tubo che cambia le dimensioni man mano che va. E un po' per tutte queste cose osserviamo dei fronti di essiccamento. Una cosa divertente che ho messo qui è che naturalmente conta anche il colore dei suoli in questo caso, no? Perché una delle cose che mi insegnano al liceo è mi insegnarono al liceo ormai un secolo fa, mezzo secolo fa quasi. La cosa era l'esperimento di Galilei, che dice: se noi lo facciamo con una pallina colorata e lo facciamo con una pallina bianca o con una pallina nera, non cambia nulla la velocità della pallina che si muove su un piano inclinato. Però se noi la pallina la illuminiamo tanto, potrebbe cambiare, perché potrebbe deformarsi in funzione della radiazione che riceve. E questa è un'esperienza che noi facciamo con i suoli, perché i suoli, in funzione del colore che hanno, sono più scuri o più chiari, ricevono la radiazione in modo diverso e quindi evaporano anche in modo diverso. Poi naturalmente c'è la presenza di suoli e vegetali. Comunque sia, in questa descrizione anche qualitativa che io ho fatto dell'evaporazione, diciamo, chi osserva l'evaporazione osserva, diciamo, due stati dell'evaporazione. Il primo stato, in cui qui c'è, vedete, acqua, questa è una savana di qualche tipo, probabilmente negli Stati Uniti, e qui c'è acqua un po' dappertutto. Qui l'evaporazione è la massima efficienza, è quella che poi andremo a chiamare evaporazione potenziale, però è come se l'evaporazione avviene per, diciamo che la legge di Dalton, così come l'abbiamo descritta finora, va bene, descrive esattamente l'evaporazione che avviene in queste condizioni. Qui invece il suolo è secco e si ha il secondo stage dell'evaporazione, in cui l'evaporazione diminuisce nel corso del tempo. In particolare si osserva un andamento di questo tipo qua, cioè fino a una certa tempo,
velocità con cui può condizionatamente alle condizioni atmosferiche, cioè alla velocità del vento che ci passa sopra. Poi l'evaporazione decade dai suoli. Si chiama la prima fase dell'evaporazione, seconda fase dell'evaporazione, in inglese first stage evaporation, second stage evaporation. Allora, quali sono gli elementi che possono influire sull'evaporazione dai suoli? Per spiegare quel fenomeno che lì che osserviamo di questa questa cosa. Beh, il fenomeno di cui dobbiamo tener conto è la capillarità che è, di cui abbiamo già parlato, ma vi ricordo qui la capillarità in che cosa consiste. Consiste nel fatto che i tubi o in pori estremamente piccoli esistono delle forze di adesione tra liquido, il solido che in questo caso è rappresentato dal vetro, che è un solido che si bagna, e l'aria. Questo fa sì che all'interno del capillare si formi una pressione che è negativa, può essere anche molto negativa. In realtà, se qui siamo in equilibrio con l'aria, il vero tipo di fenomeno capillare dovrebbe avere pressioni comprese tra 0 e un'atmosfera praticamente, ma no, non inferiori a questi. In realtà poi quando andremo a osservare le cose che vedremo oggi, vediamo che si ottengono delle pressioni estremamente negative in alcune situazioni, che quindi non si possono più neanche esattamente spiegare con la capillarità, ma che si possono spiegare nell'ambito più complesso dicendo che quel potenziale in realtà è spiegato da forze, cioè la capillarità, quello che inizialmente è capillarità poi è spiegato da altre forze di natura molecolare o elettrostatica su una piccola scala. La legge che descrive tutto quanto è la legge di Young-Laplace: gamma è l'energia per unità di superficie, R è il raggio del poro e teta è l'angolo che viene formato dalla superficie dalla superficie liquida con il suolo, con il contenitore. Per effetto della capillarità si potrebbe andare a calcolare qual è il potenziale di la pressione di vapore qui all'equilibrio. Qui è una cosa molto truccosa, trucco falsità, nel senso che se non si sta attenti si crea una macchina che fa il moto perpetuo. Cioè, qui ho una superficie libera. La tensione di vapore, qui si può calcolare attraverso l'equazione di Clausius-Clapeyron, che abbiamo buttato là anche se non l'ho spiegato molto, e quindi qui il vapore qui è la pressione dovuta, cioè descritta dall'equazione di Clausius-Clapeyron, che sarà una certa PV di 0. Qui in cima avrà una certa PV di H. Questa PV di H è determinata dal fatto che in presenza di menischi, e in particolare del menisco di questo tipo, di pressione negativa di questo tipo, la pressione di vapore viene abbassata, è più bassa. Questo effetto si chiama effetto Kelvin. Sopra un menisco di un capillare, la pressione di vapore in equilibrio con l'acqua contenuta nel capillare è più bassa di quella sopra la superficie. E naturalmente non, per quanto deve essere più bassa, deve essere in modo tale che non si crei un moto perpetuo, nel senso che se qua è più bassa la pressione è più alta, ci sarà un moto di distribuzione di vapore in questa direzione. E bisogna stare attenti quando si fanno i conti energetici da non introdurre delle clausole che violino i principi di conservazione dell'energia. E in realtà il mio primo approccio a questo problema, quando ho cominciato a studiare queste cose, ho detto sicuramente i suoli, se l'evaporazione discende, perché a un certo momento i pori sono sempre più piccoli,
più piccoli sono i pori, più difficile estrarre l'energia, allora c'è il secondo stage dell'evaporazione. E invece non è esattamente così, l'effetto Kelvin esiste ma non sembra così rilevante nella formazione dell'evaporazione dei suoli. Quello che sembra più rilevante è un'altra questione che appare nella descrizione dei suoli. Questo è un lavoro tratto da è un lavoro di Lehmann e Orr, che sono due colleghi di Zurigo. Non ho messo la citazione, quindi, però il disegno è molto bello. Quello che succede è che appunto attraverso i pori avviene il flusso di acqua. Però man mano che i pori più grandi si svuotano, la superficie evaporante diminuisce. Perché io ho, non so, 10 pori di dimensione diversa, dopo un po' non solo, cioè i pori più grandi sono vuoti, i pori più piccoli rimangono pieni e solo quindi in pratica evapora dopo un certo momento in poi, fino a che il sistema di ricircolo all'interno del suolo non funziona, funziona bene o non funziona in un certo modo, a un certo momento cominciano a scomparire delle superfici evaporanti viste nel piccolo microscopico, perché i pori più grandi sono vuoti, sono solo pieni vuoti i pori più piccoli. Ed è questo che spiega l'evaporazione al secondo stadio. Non è tanto l'effetto Kelvin di prima dovuto alla capillarità, quanto il fatto che diminuisce in maniera rilevante la superficie evaporante. In realtà la massima evaporazione si mantiene per abbastanza a lungo, perché fin tanto che la distribuzione dei pori è comunque relativamente alta, la mancata presenza di pori evaporanti viene compensata dal fatto che la superficie di evaporazione è comunque una semisfera sopra il poro e quindi nella sostanza si riesce a mantenere il livello di evaporazione dal suolo, ma in realtà da qualsiasi mezzo poroso, più a lungo di quello che si pensa. Quindi la stage one evaporation dura abbastanza a lungo, anche quando il suolo è relativamente secco. Proprio perché man mano che compaiono questi pori qua, comunque la superficie evaporante rimane una calotta grande che tende a mantenere costante appunto il flusso evaporativo. L'altra domanda che ci possiamo fare è allora come teniamo conto di questo fatto, o come è stato tenuto conto di questo fatto. Lehmann ed Orr suggeriscono alcune variazioni sulla teoria classica, che è quella che io vi presento qua. Ma in particolare quello che fanno, questa è la nostra formula dell'evaporazione, Rho V è la densità dell'acqua, RA è la resistenza aerodinamica che ce l'avamo calcolata l'altra volta, quella che dipende dal K quadro diviso logaritmo, cioè 1 su K quadro, K quadro diviso logaritmo al quadrato di Z meno ZD diviso Z0, adesso magari confondo i pedici all'incontrario. E l'unica variazione che si fa è quella di aggiungere un termine resistivo, cioè dire in realtà l'azione dei pori la possiamo descrivere con un'analogia, supponendo che ci sia una resistenza in più che avviene, che genera l'evaporazione. Quindi aggiunta all'RA viene aggiunta in serie una resistenza R con S, che è la resistenza offerta dai suoli. Dopo naturalmente questo è solo una scrittura formale, dal nostro punto di vista di ingegneri questo RS vogliamo anche capire come si fa a calcolarlo, e questo può essere un problema. Però intanto dal punto di vista concettuale questa cosa ci può soddisfare. L'altra cosa che vedete, l'umidità specifica l'ho fatta diventare costante. Fatta diventare costante perché l'umidità specifica satura.
come vi ho spiegato l'altra volta, legata alla temperatura del liquido, non alla temperatura dell'aria, anche questo è un altro fatto importante. Meno Q con A, che è l'umidità specifica nell'aria, che non è necessariamente legata alla temperatura dell'aria, perché no, in generale non c'è questa relazione bionica che invece c'è con la pressione e del sistema, la media che ho messo. Quindi compare la resistenza all'evaporazione. Come vi ho detto, in realtà calcolare questa resistenza un po' di complicazioni lo porta. Cioè il modello è appealing dal punto di vista concettuale, ma poi quando si va a fare i conti sul serio, un po' di dubbi su come calcolarlo. Allora quello che hanno implementato è che anche alcuni colleghi sono poi andati a misurare, dicono invece di andarci a calcolare, aggiungere una resistenza lì, questa resistenza non la consideriamo, ma mettiamo un fattore di riduzione, un stress factor, davanti a quella che qui ho chiamato PET, Potential Evapotranspiration. Quindi la formula precedente con l'LA mi dà l'evaporazione che è chiamata potenziale, quella indotta dalle forzanti meteorologiche. Davanti ci metto un fattore di riduzione X. E come lo prendo questo fattore di riduzione X? Lo prendo compreso tra 0 e 1. Come vedete, questa è la riduzione proporzionale legata, qui non si vede bene, ma questo è teta, il contenuto d'acqua dimensionale che voi, di cui voi ormai sapete. Quindi al di sotto della saturazione, in realtà a partire da un certo punto che non è esattamente la saturazione, l'evaporazione diminuisce. In prima approssimazione possiamo pensare che sia un decremento lineare con il contenuto d'acqua del suolo. Nella maggior parte dei modelli che vengono usati quando dobbiamo fare dei calcoli tipo agronomico o ingegneristico sui suoli, ve lo ricordo, viene usata una formula di questo tipo. In particolare i miei colleghi hanno detto: beh, questo fattore di riduzione magari non è proprio lineare, hanno fatto degli esperimenti e hanno interpolato una curva, in questo caso cubica, con questi coefficienti davanti. Quindi, riassumiamo un attimo. L'azione dei suoli, che io vi ho spiegato dal punto di vista fisico un po' tutta a parole quello che succede, richiederebbe una trattazione abbastanza complessa, non abbastanza, quando dico abbastanza perché essendo Veneto abbastanza si mette un po' dappertutto, ma qua di solito quando si dice abbastanza vuol dire tanto complessa, come quite in inglese, che però non sono la stessa cosa. Richiederebbe una trattazione complessa che in realtà non siamo ancora in grado di fare per bene. In tutta la letteratura c'è l'introduzione di questa resistenza dei suoli, però di fatto anche quella resistenza dei suoli ci soddisfa dal punto di vista anche concettuale come idea, perché si somma alla resistenza aerodinamica, però dopo non riusciamo a valutarne il valore. Molto più spesso nella pratica si fa quest'ultima semplificazione in cui si mette uno stress factor, si chiama un fattore di stress davanti a quella che allora ho chiamato potential evapotranspiration.